Luigi Di Palma, presidente di Demetra. Oggi voi siete promotori di una nuova, opportuna proposta di riassetto istituzionale del comparto aerospaziale. Cosa significa? Noi crediamo che sia importante per l'operatore avere sostanzialmente un riferimento unico con l'amministrazione e quindi sostanzialmente l'idea dello sportello unico. Abbiamo visto che in questi anni, sostanzialmente 10, da quando si sono fatte le riforme dell'aviazione civile, sostanzialmente non si riconosce l'autonomia all'autorità, diciamo, di riferimento, l'ENAC. Oggi effettivamente, con quello che è l'istituzione dell'autorità dei trasporti, è evidente che rischiamo una situazione di sovrapposizione di competenze che evidentemente, invece di sintetizzare il sistema, determina una situazione ancora più caotica. E allora la nostra proposta, che sostanzialmente è un sasso nello stagno, è evidentemente quella di allertare la politica che evidentemente l'autorità deve essere lo sportello unico della regolazione economica e dall'altra parte è necessario trovare una sintesi tra le varie strutture che si occupano di trasporto aereo. Perché? Perché sono anche in difficoltà nel presidio degli aeroporti in ragione delle difficoltà economiche che oggi attraversa il nostro paese. Ecco, proprio un sasso nello stagno. Questo sasso nello stagno non può creare delle confusioni, voglio dire, proprio di proposizione a livello futuro, di sviluppo anche del trasporto aereo? Io credo che il dibattito di oggi, il sasso nello stagno, effettivamente ha garantito già un risultato. I referenti delle forze politiche, il governo, il sottosegretario alla presidenza hanno comunque espresso un parere positivo su un percorso di necessaria sintesi che permetta effettivamente poi agli interlocutori di avere le risposte positive o negative che siano nell'immediato. La forma giuridica attraverso cui evidentemente ciò si può raggiungere chiaramente è in discussione, sono necessari tutti gli approfondimenti, così come peraltro ha detto l'amministratore unico di ENAV Massimo Garbini. È evidente che noi non volevamo oggi dare una soluzione, ma effettivamente aprire una discussione, così è stato e credo che nei mesi futuri sicuramente ci saranno delle iniziative importanti. Ecco, questo può anche coinvolgere in parte i posti di lavoro, accorpando queste tre realtà come Asso Clearance, ENAC e ENAV? Difende i posti di lavoro che sono all'interno. Effettivamente oggi la sofferenza di ENAC è data proprio da una spending review che tende a diminuire l'organico. È chiaro che l'idea che ci sia una nuova entità giuridica sotto forma societaria significa non solo garantire i presidi attraverso le professionalità che oggi ci sono, ma risolvere una serie di problemi, tra i quali importante quello che ha posto il direttore generale dell'ENAC, Alessio 40, che dice: non posso più assumere gli ispettori di volo perché ci sono dei vincoli di bilancio nell'amministrazione pubblica. L'idea di trovare una soluzione in una nuova entità significa superare questi problemi e quindi significa sostanzialmente traghettare quell'idea di comparto aerospaziale che deve essere sicuramente a presidio istituzionale di un settore d'eccellenza e che effettivamente non deve soffrire di spending review. Ecco, concludendo, tempi e modalità. Tempi e modalità, come sempre ho detto prima, noi riusciamo ad aprire dei dibattiti e l'abbiamo visto con i precedenti convegni, poi alla fine la soluzione si trova. Noi abbiamo aperto il dibattito sul recepimento della direttiva diritti nel 2009, nel 2012 comunque c'è stata una risposta importante. Abbiamo fatto un convegno sulla Golden Power, nel giro di 2 mesi il Ministero della Difesa ha già articolato la bozza di DPCM in concertazione con gli altri ministeri, quindi diciamo la nostra idea di centro studi è una idea concreta, nel senso che noi apriamo discussioni ma evidentemente sono finalizzate a risposte utili e concrete. Grazie.